E Flavio Stasi, il primo sindaco della storia di Corigliano Rossano, ha sconfitto con larga misura il 70% dei consensi l'ex consigliere regionale della Calabria Giuseppe Graziano. Arrende il primo cittadino uscente Marcello Manna, ha nettamente battuto 57,2% l'ex parlamentare ed ex assessore regionale Sandro Principe 42,7%. Sandro Principe è stato già sindaco della città di Rende. Attentato il ritorno al palazzo di città dove aveva svolto le funzioni di primo cittadino nello scorso decennio. A Montalto Fugo un'altra riconferma, quella di Pietro Caracciolo 63%, che al primo turno aveva sfiorato il successo raggiungendo già il 49,7%. Sconfitto l'ex sindaco e suo predecessore Ugo Gravina 37%, che siederà adesso sui banchi dell'opposizione. Primo turno la sfiorata, la vittoria adesso è arrivata ed è arrivata anche in maniera importante. Sì, io non conosco ancora le percentuali perché io non mi affido alle percentuali. Quando sono arrivate ai 5.051 voti che mi servivano siamo esplosi nella nostra felicità, è stata una soddisfazione grandissima per me, per tutta la mia coalizione, per tutti i cittadini di Montalto, perché hanno avuto la possibilità di mandare a casa definitivamente la vecchia politica di Montalto. Noi abbiamo già iniziato la programmazione nei 5 anni, noi abbiamo guardato sicuramente con attenzione i conti del comune, ma siamo andati avanti con opere pubbliche, siamo andati avanti con i servizi eccetera, contiamo di migliorarle ovviamente, perché questo è lo spirito con cui noi affrontiamo questi 5 anni, siamo sicuramente più preparati di 5 anni fa. No, l'appetito dell'area di Rilangi a mio modo di vedere è stato un grande autogol per lei e per l'altro candidato, perché non ci si può rimangiare i propri principi in questo modo. La politica è una cosa nobile, la politica va vissuta in maniera veramente nobile e seguendo dei principi. Chi vuole trovare le scappatoie, come abbiamo dimostrato, non persegue la via giusta. Ma emergenze ne abbiamo molte, sicuramente c'è l'emergenza ambientale che noi abbiamo su Sant'Antonello, sulla quale io sono già stato abbastanza vigile, molto vigile, e conto ovviamente di intensificare la mia attività. Poi ci sono tante opere pubbliche che vanno realizzate, ce ne sono molte che sono in itinere, dobbiamo stare attenti all'aspetto finanziario che è la cosa più importante, perché si corre il rischio di saltare da un momento all'altro. Il sindaco, si può dire, inizia il Manna bis? Beh, credo sì, se i dati verranno confermati inizia un Manna bis, ma credo che il significato politico di questa vittoria vada oltre. C'era tutto un apparato della vecchia politica, c'erano alleanze molto molto strane e molto preoccupanti, e questo significa oggi dare un significato nuovo a questa. Non si è trattato solo dell'elezione di un sindaco, ma si è trattato di un messaggio che la città di Rende, che è una città che può guidare anche un percorso nuovo della politica della nostra regione, lo ha dato. Grazie ai cittadini di Rende hanno capito che non solo indietro non si torna, ma che c'è bisogno di una nuova politica, di facce nuove, di progetti nuovi, di idee nuove. Si era ripresentato invece un vecchio apparato che credo non ha più ragione d'essere. E si continua nel percorso amministrativo per le cose che si stanno facendo, per le cose che si devono realizzare per la città, ma bisogna cambiare il modo di fare politica, bisogna avere una interlocuzione diversa con tutte le istituzioni per ripartire. Io credo che sia un modello quello che stiamo proponendo da Rende e che possa contaminare tutta la nostra area urbana e l'intera regione. Quindi si tratta davvero di un coinvolgimento ancora diretto di tutti i cittadini nel percorso che stiamo facendo. E comunque io credo che non possa passare sotto silenzio che c'erano 8 forze politiche di diversa estrazione che si erano unite, e oggi i cittadini, grazie ai cittadini, si è detto no, voi dovete andare a casa perché ci sono altri, e li stiamo mandando a casa.